sto provando con tutta la mia potenza a non perdere la pazienza, a baldenare che è un monte, ma oggi ancora una volta abbiamo a che fare con problemi di idiozia traficosa, ovvero con gente che occupa abusivamente la corsia degli autobus e poi si domanda perché rimane intasata nel traffico, ma soprattutto ovviamente tutto questo gran casino è dovuto a questi signori che per qualche motivo escono qua, entrano di qua e passano da quest'altra parte per andare avanti, ma dico io, ma santo Dio, ma se vieni da lì perché devi tornare indietro, no? Ma a parte questo popolo, a parte questo, se tutti questi signori da qua devono venire poi svoltano da questa parte, mettiamo un fucking divieto e obblighiamo tutte queste banane a non andare più a destra, ok? Avete il divieto di andare a destra, non potete più andare a destra, smettetela di venire di qua, ok? Perché sennò questa si intasa e quindi questa si intasa e quindi questa si intasa e quindi si intasa tutto. Per essere degli sviluppatori con tanta esperienza, anche oggi mi ritrovo a dire che sono degli idioti. Scusatemi, mi viene così spontaneo che mi dice che c'è alta criminalità e quindi voi dite, ma non è colpa degli sviluppatori. Ma spiegatemi allora, ho un carcere con capacità di 100, 0 arrestati, 0 condannati, non c'è un cacchio di nessuno, 6 crimini al mese, numero di crimini al mese, 0 al mese, eppure gli edifici vengono abbandonati perché c'è un'elevata criminalità. Abbandonato perché ci sta in mancanza di intrattenimento. Ma quale intrattenimento? Ma quale intrattenimento? Perché guardate qui, l'intrattenimento, altra di quelle meraviglie, se tu la metti qua praticamente dietro l'angolo sulla via dietro non gli piace più, se io la metto qua non gli... cioè, in che senso? Ma non capisco come funziona, che se metto una roba di intrattenimento con un parco dietro l'angolo non gli piace più, non lo vedono, cioè sono proprio orbi signori qua. Quindi mi tocca smontare brutalmente, mi tocca smontare brutalmente un edificio per mettere un parco per soddisfare praticamente i bisogni di queste banane. Ma si può fare una roba del genere? Io credo che sia un crimine contro una città immensa. Una città immensa con un portafoglio super immenso e per non saper leggere e scrivere cosa metteremo qua? Un campo da calcio? Ma perché me lo metti così? Ma se la metto qua va bene, se la metto qui non gli piace più. In che senso? City Skylines, sviluppatori, datevi una svegliata, santi Dio. Ok, adesso che ho finito di lamentarmi di quello, andrò a lamentarmi di qualcos'altro, perché è la cosa che mi riesce meglio, popolo. E se a voi piace ovviamente questo mio grande grosso lamento, mettete mi piace, perché non c'è altro di più soddisfacente e violento che arrivare a fine giornata, mettersi sul divano e vedere il mi piace. E a proposito di mi piace, visto che c'è abbastanza traffico, ingorgo e casino, facciamone dell'altro. Quindi per non saper leggere e scrivere, alta, media, grande, grossa densità. Dove mettiamo un po' di edifici, un po' di negozi, un po' di cose così? Che deve piacergli a gente la negoziazione. Potrebbe essere una zona europea ad alta densità questa. Un po' dei negozietti, violenza, potenza. Tanto su quelle che reggono l'economia in piedi, i negozi. Vedete, Mike, ma in che senso? Nel senso che ho 83 milioni, sto guadagnando praticamente 10 milioni dalle tasse al mese, di cui praticamente il commerciale paga 2 milioni e mezzo e altri 2 milioni e mezzo dal residenziale. E gli uffici tra un po' gli superano. Le tasse devono essere tassate, tassate tutto, tassate tutto. Da questa parte si lamentano che il mio paese è pieno di idioti. Quindi, mancanza di operai qualificati, istruiti zero, ben istruiti. Ascolta, scusa un attimo perché oggi sono carico e sono cattivissimo. Spero che funzioni tutto perché non ho voglia di rifare il video. Comunque, vediamo che di persone civilizzate dalle mie parti ne abbiamo. Andiamo a vedere gli istruiti. Ho una capacità scuole elementari di 7.000, di cui 5.400 sono idonei, ma non tutti vanno a scuola. Idonei sono 781, ma ho una capacità di 1.200 per fare le scuole superiori. Per il college, idonei 2.500, di cui 2.443 vanno a scuola. Dove va sta gente? Forse non sono abbastanza motivati. Dovrei mettere... cioè, la zona industriale mi dice che non ho ovviamente scuole. Ma che devo mettere le scuole anche nelle zone industriali? Che siamo impazziti? Nel frattempo, come c'era da dimostrarsi, ovviamente, visto che si fa tutto sul Piotr Victorinox, abbiamo qua, ovviamente, al capolinea del trenino, un po' di camion che arrivano e fanno cose. Ma tutti entrano da una stradina mignon.
e devono entrare da là e faccio il giro e compagnia bella. E quindi ecco che manco qua si può avere una strada senza intasamenti. Il Signore Santissimo è mio pastore e non manco niente, come disse qualcuno. Nel frattempo, visto che mi stanno sfracassando i Zebedei, da questa parte posso fare una corsia dedicata, visto che ho visto. Levatevi con quei camion, maledetti! State intasando il traffico, tanto i miei autobus manco le seguono le corsie, quindi che ce frega. Poi il problema qua è che tutti possono andare a destra, ma non dovete andare a destra, mettete il divieto, si può andare solo a sinistra, perché sennò intasate tutto, bloccate tutto e siete dei maledetti. Perfetto. Se mi fate arrabbiare, vi faccio una strada a senso unico di cui ve ne pentirete. Ascolta un attimo, effettivamente se io sono più intelligente di quello che sembra, potrei fare una cosa del genere. Attenzione popolo, perché qua nasce la perla. Nasce la perla. Questa stradina qua a quanto pare non gli serve assolutamente una ceppa da niente. E quindi per uscire sulla stradona principale di nuovo, beh, dovrete usare un'altra strada essenzialmente, che passerà per l'azienda del signore qua di fronte, che a sua volta in realtà passerà per l'azienda del zio Mario. E quindi chi vogliamo demolire? Ma giusto queste quattro aziende. Che ce frega tanto. Come si è messi a profondità? Bene, bella profondità, grande zio. Ok. E nel frattempo però saper leggere e scrivere, faremo una strada a senso unico, che sarà ipoteticamente questa. Da qui, questa stradina prende e si collega lì. E non ne vogliamo più sapere, avete capito? Nel frattempo, mettiamo così e mettiamo gli stop. Ancora una cosa inutile che dopo mesi e mesi non è stata risolta. Vediamo adesso la trafficanza. Questa è la strada di Snake. Abbiamo la strada di Snake che porta di qua, ovviamente, Nicciucci, casini, questi che entrano a fatica. Come, perché metti la freccia? Dove stai andando? Ah, sei ancora a carico. E che hai fatto? Giro tondo, santi Dio. 5076, 5000, ma chi se ne frega ormai? Quanto sto guadagnando? La produzione com'è messa? Deficit dappertutto praticamente, non ce ne frega più niente oramai. E tra l'altro guardate, c'è un'eclissi solare dietro di me proprio. Attenzione, un grande intervento ancora una volta è stato fatto. Strumento di creazione quartiere. Quindi da lì, così, dov'è? Non vedo il confine, è talmente labile che manco lo vedo. E tu? La veta perlacea, ma che è la veta perlacea? Tu ti occupi della pianura potenziosa, perfetto, dividiamo i carri funebri, poche parole. Tu sei un cimitero, di chi ti occupi? Tutta la città di cui ti devi occupare, mica sei un cimitero del quartiere, mo. Allora. Un crematorio. Vicino all'ospedale, perché promette bene. Promette sempre bene vicino all'ospedale il crematorio. Metterei qua così. Tutti contentissimi, ovviamente. Non ne dubitavo, sto paese dei pazzi. La vetta perlacea. Non mi piace. Non mi piace. No. Ha bisogno di un nome migliore. Nel frattempo, se io riesco, qua in mezzo creo un altro quartiere. Ed ecco qua, il ruscello della foresta nera. Ma da dove sono venuti fuori gli sviluppatori di sto gioco? Da un bosco, santi Dio, ho capito che sono svedesi, ma gente strana, eh. Allora, questa è la terra di mezzo, ovviamente, perché sono là. Non si capisce perché il nome lo mette qua, visto che è una roba del genere, ma fa stesso. Da veta perlacea non ha niente di perlaceo, è più acquoso, quindi l'acquitrino... violento, ovviamente, perché è vicino all'acqua, non per altro. Pony Island, certo, perché no. E allora, ricalcoliamo un po' le nostre priorità. Studenti, non mi metto a dividere anche le scuole, perché sennò c'è a spararsi nei marones. Tu, clinica medica. 27 pazienti su 100. Strapagati, praticamente. Sto gioco è fatto praticamente, mamma mia, da delle banane... assolutamente incredibili. Pony Island è acquitrino violento. Ce la fate a gestirvele? E anche la terra di mezzo, vai. Questa zona qua, chiedo troppo? Ci avete 10 carri funebri. Che volete dalla mia vita? Poi, 10 mezzi addirittura. Pianura potenziosa. Tutti la crepano, tra l'altro. Anche la terra di mezzo, dai. Ok? Assicuriamoci che siano tutti ben coperti. E Regione Emilia dovrebbe avere la sua pompa funebre. Certo. Eccolo là.
disponibilità dei forni crematori. Mamma mia, vi cremo tutti, vi cremo tutti. E il boschetto del gelso ovviamente avrà il suo, ok? Perché non possiamo, è palese. Garage, inceneritore, non se lo caga nessuno, c'è manco un morto qua. Altro che questi che si lamentano di un po' di inquinamento del terreno. Di nuovo, criminalità alta. Ci stanno zero crimini al mese. Non ho una prigione, ma sono una città immensa. Come facciamo ad avere una prigione? Buttateli al fresco. Ufficio di servizi segreti. Ma che è servizi segreti? Aspetta, ci sono degli achievement. Visualizza ogni pannello di visuale informativa. In che senso? In che senso? Cioè devo entrare su qualunque di queste cazzate? Che vuol dire? Vabbè, no, non ci inceschiamo. Facciamo un po' di uffici. Perché è andato via questo? Case piccole. Dio santo. Dio santissimo. Santissimo il signore. Era quella l'idea. Mo butto giù tutto il quartiere. Attenzione che mi fanno girare marones. Butto giù tutto il quartiere. Tutti ovviamente che si lamentano del valore del terreno. Perché per qualche motivo poi arrivati a un certo punto questi vogliono le case di livello superiore. Ma non sanno come dirtelo. Quindi tu come lo scemo che hai costruito le case di livello base, capito? Ti ritrovi a doverle modificare così, tipo una a una. Una a una. E vieni qua, e demolisci e ti fai quelle più potenti. E loro dici, ma io non c'avevo i soldi. Ma a me che me frega se non c'avete i soldi. Ok, toh, costruite case alta densità, maledetti. Ok, cioè, Madonna santa, è una roba che odio questa. Fate i condomini se siete dei poracci. E poi non sono poracci in realtà, sono dei ricconi. Ma non vogliono pagare, non vogliono sganciare la grana questi maledetti, ve lo dico io. Allora, abbandonata, perché? Criminalità alta. Naggia la criminalità, naggia. Può essere potenziata con una biblioteca della prigione. Madonna santa, la biblioteca, perché gli incarcerati hanno bisogno di leggere, hanno bisogno. Invece di essere in miniera hanno bisogno di leggere. Maledizione. Meno 5 di tasso di criminalità in un raggio di 800 metri. Quanti sono 800 metri? Ho ancora problemi del fatto che la gente è totalmente ignorante. Io mi preoccupo della criminalità. Finalmente qualcuno che se ne va dalla mia città con una buona motivazione. Mi dice, case piccole, meno male che state in un, state in un condominio, signori, un condominio. E distanza a piedi della scuola elementare, questo è un problema. Dov'è la scuola elementare? Dov'è sta maledetta scuola elementare? Chi lo sa, perché non si capisce niente. Allora, scuole, ho tutto o niente, non si capisce quale sia. Ma va bene. Un'altra scuola elementare? Ma perché no? Ma buttala lì, tanto mica è grande quanto Piazza Navona e il Colosseo messi insieme, no? Tanto, che volete che sia? Ecco qua, strada del Gran Coso, ci sta una scuola elementare adesso. Venite a vivere qua, signori, venite a vivere qui. Nel frattempo, a vostra insaputa, totale insaputa, ho finito la rete della metro. Cioè in realtà l'ho fatta collegata, ma non l'ho collegata ancora al deposito della metro. Quindi adesso vi spiego quello che ho fatto. Ho fatto praticamente quello che è, beh, una copertura abbastanza completa. E poi vedremo quante linee fare in base a quelle che sono le necessità. Ma intanto ho fatto una copertura della zona residenziale. Ho fatto un nuovo quartiere qui con un ok. E poi un viaggetto virile che ci porta dritti nel quartiere industriale. Forse potevo coprire anche aggiungendo una stazioncina qua. Forse posso, forse non posso. Io posso tutto in realtà, ma se si tratta solo di scegliere
se mi piace o non mi piace come cosa. Però saper leggere e scrivere, quindi l'ultimo collegamento ci permetterà di portarci nella zona industriale, iniziare finalmente la metropolitana, ma lo faremo nel prossimo episodio perché questo è abbastanza lungo già di suo. E io vi auguro una buonissima giornata. Se vi è piaciuto, spolliciatelo. Se volete abbonarvi a 2 euro al mese potete farlo e vi ringrazierei un mondo, perché mi cambierebbe la vita drasticamente. Se tutti e 10.000 banane che siete mettete solo 2 euro al mese, pensateci giusto un po', ma non succederà mai. Quindi buon Natale a tutti e ciucciatevi sto ingorgo autostradale grazie a un mega incidente sul ponte. Perfetto, c'è la signora berlina che si è schiantata contro un taxi. Perché ci sono troppi taxi? Cioè, perché non si può mettere un divieto di taxi? Signori sviluppatori, vabbè, la smetto di lamentarmi, che è meglio.